Ciao da Avsim, lo stile Juve, lo stile Juve, farsi squalificare, prendere multe, protestare contro l'arbitro, inveire contro il quarto uomo, insultare gli esponenti della Procura Federale. Questo è successo a margine della Supercoppa Italiana, Coca-Cola Super Cup domenica, ne parliamo oggi 24 dicembre, non un regalo di Natale, o meglio non per la Juventus, un regalo di Natale per la federazione che ha incassato ben 20.000 euro da la Juve, così 10.000 da Bentancur che è stato squalificato e 5.000 a testa da Nedved e Paratici. Andiamo con ordine, vi dico come la penso da juventino, ma anche come la penso rispetto agli anti-juventini che come al solito marciano su queste cose e hanno esagerato secondo me nella reazione, anche perché dal mio punto di vista gli unici che possono parlare di stile Juve ed esigere qualcosa a livello di stile dalla Juventus e dai suoi tesserati siamo noi tifosi della Juventus. Questa retorica, ma direi questo moralismo che si ascolta, che si vede, che si percepisce all'esterno, non è veramente giustificabile. Ognuno dovrebbe guardare i fatti propri, le questioni della propria squadra, perché i panni sporchi si lavano in famiglia, ed evitare di andare ad esprimere giudizi spesso sommari su questioni che riguardano altre società, dal mio punto di vista. Per cui io sono titolato a parlare della situazione Juventus, delle reazioni di Bentancur, Nedved e Paratici, ma anche di chiunque altro. E magari i tifosi di altre squadre non credo che lo siano allo stesso modo. Allora, ripeto, andiamo con ordine. Bentancur ammonito nel corso della partita, e qui diciamo non c'è novità perché praticamente Bentancur prende un giallo a partita ed è una cosa su cui deve lavorare, però ci sono anche delle ammonizioni che prende per generosità tattica, più che, non sono a proposito, non fa mai falli cattivi, cioè le ammonizioni di Bentancur sono quasi sempre fallo tattico, quasi sempre, può essere qualche volta irruento, ma falli cattivi non ne ha mai fatti, neanche in questo caso, ammonito nel corso della partita, poi si arriva nei minuti di recupero al 94esimo, 93esimo, quello che fosse, e fa un fallo al limite dell'area nel momento in cui il giocatore della Lazio sta per provare a calciare in porta, quindi chiaramente un fallo tattico, entra in ritardo sul pallone senza far male all'avversario, lì Calvarese non può far altro che estrarre il secondo cartellino giallo, espellendo quindi Bentancur. Fin qui tutto ok, perché una giornata di squalifica da regolamento è prevista, tra l'altro nella Supercoppa Italiana le giornate di squalifica che si accumulano, che si conquistano tra virgolette nel corso della gara, si riverberano, si ripercuotono sul campionato, quindi le giornate di squalifica, che chiaramente perché non hai la certezza di andare a giocare mai più una Supercoppa Italiana, quindi per evitare che la sanzione non sia effettiva si ha la ripercussione appunto sul campionato, ma non sulla Coppa Italia, attenzione. Quindi c'è una differenza anche tra campionato e Coppa Italia, e tra Coppa Italia e campionato. Le squalifiche, le ammonizioni, le diffide della Coppa Italia sono a sé stanti, hanno un regolamento diverso. Quindi Bentancur, fin qui diciamo, prende una giornata di squalifica, avrebbe saltato solo Juventus-Cagliari di lunedì 6 gennaio alle 15, invece che cosa fa? Comincia ad inveire contro l'arbitro, ma qui nulla di particolare, infatti non subisce nessuna ripercussione per questo, Bonucci lo allontana con veemenza, ma Bentancur non contento, arrivato a bordo campo per lasciare il campo per l'espulsione, va a dire due parole al quarto uomo che mi sembra fosse Pasqua. Il quarto uomo lo guarda con fare diciamo abbastanza attento a quello che Bentancur sta dicendo, si vede proprio che il quarto uomo sta registrando con lo sguardo e con le orecchie tutto quello che sta succedendo, perché questo è stato mostrato in diretta, perché poi dovrà fare referto, dal referto del quarto uomo viene fuori che Bentancur si è rivolto a lui in maniera ingiuriosa, oltre ad essersi avvicinato a lui con fare minaccioso. E questo è vero, ce l'abbiamo visto, non c'è nulla da contestare. A seguito di questo il giudice sportivo Mastrandrea ha comminato due giornate in più, quindi una per la doppia ammonizione, e questo diciamo è da regolamento, è sacrosanto. La punizione a Bentancur per quello che ha fatto nei confronti del quarto uomo gli vale altre due giornate di squalifica, oltre all'ammenda da 10.000. Tutto regolare, cioè il regolamento dice esattamente questo, io non protesto minimamente contro questa squalifica, la ritengo giusta, alzo le mani, mi arrendo, cioè è giusto così. Bentancur dovrà scontare tre giornate di squalifica, che saranno, ripeto, tutte e tre in campionato, quindi salterà le ultime due del girone d'andata, per cui Cagliari, che già era previsto, Roma e poi la prima del girone di ritorno, che è quella contro il Parma, nel mezzo potrà giocare in casa contro l'Udinese in Coppa Italia, se sarà a disposizione. Grave danno, perché Bentancur in questo momento è il giocatore più forte che abbiamo a centrocampo, è il più in forma, è il più utile, è quello che gioca meglio,
Quindi veramente un grosso problema. E da questo punto di vista c'è da criticare Bentancur. Cioè, caro Rodrigo, queste cose non si fanno. Queste cose non si fanno, queste cose non si fanno. Mettitelo in testa, che te lo facciano entrare in testa lì alla Juve, e sicuramente lo faranno, lo staranno già facendo, tra Bonucci, Chiellini, magari anche Sarri, Buffon, tutti quelli che hanno più esperienza, senza contare la dirigenza stessa. E poi lì ci dobbiamo arrivare, perché uno potrebbe anche dire: ah, ma proprio Nedved e Paratici devono spiegare a Bentancur come si reagisce ad una situazione di frustrazione, di sconfitta rispetto agli arbitri e agli esponenti della Procura Federale, insomma della federazione, perché anche loro ne hanno combinate in questa Supercoppa Italiana. Vabbè, diciamo che qualcuno all'interno della Juventus farà ritornare Bentancur nei ranghi, ed è necessario, perché se sei un giocatore così forte, e lo sei, in rampa di lancio per diventare un giocatore straordinario, come Sarri ha detto più volte, devi avere anche la testa, soprattutto se vuoi stare alla Juve. Ora, io qui non è che sto a bocciare Bentancur per questa cosa, è stata un'intemperanza da perdonare, nella misura in cui Bentancur dimostrerà di averla superata. Però non credo che adesso dobbiamo pensare addirittura di cacciare Bentancur, di cederlo perché è inadeguato alla Juventus. Ma ripeto, questi sono discorsi tra le nostre mura domestiche, che lo juventino può fare. L'anti-juventino non può permettersi di dire che cosa pensa di Bentancur per quello che ha fatto rispetto allo stile Juve. Potete dire: secondo me Bentancur ha sbagliato, ha esagerato, queste cose non si fanno, ma non mettere in mezzo lo stile Juve, il fatto che i giocatori della Juventus aggrediscono l'arbitro, che poi non è neanche vero. Guardate un po' le partite di questa stagione con Bonucci capitano: ogni volta che qualcuno prova di innervosirsi con l'arbitro, si fionda Bonucci, allontana tutti e parla soltanto lui. E questo succedeva anche le stagioni scorse, quando capitano era Chiellini, e anche quando capitano è stato Buffon. La vecchia storia che i giocatori della Juve accerchiano l'arbitro è destituita da ogni fondamento. Vi basta guardare le partite, solo che molti anti-juventini le partite non le guardano. Ora veniamo a Nedved e Paratici, che meritano altre bacchettate pure loro, e se le meritano, e se le prenderanno serenamente, perché non mi puoi far vivere il Natale, ma anche a prescindere dal Natale, non mi puoi far sentire, non puoi farmi leggere che dopo una Supercoppa Italiana persa sei andato nei pressi, attenzione, non nello spogliatoio, nei pressi dell'area arbitrale, quindi della zona dove c'erano gli arbitri. Ma non perché sono andati dove a prendere gli arbitri, perché volevano parlare evidentemente con gli esponenti della Procura Federale, con gli emissari funzionari della Procura Federale. Dove li trovi i funzionari della Procura Federale? Al bar? Sugli spalti? Evidentemente no, saranno nell'area arbitrale. Quindi sono andati nell'area arbitrale, nei pressi, e hanno proferito, per quello che dice il giudice sportivo, parole irrispettose, si sono rivolti in maniera irrispettosa nei confronti appunto di questi funzionari della Procura Federale. Non sappiamo che cosa gli hanno detto, non lo sapremo mai. Fatto sta che Nedved e Paratici sono stati sanzionati con 5.000 euro di ammenda a testa, quindi 5.000 Nedved e 5.000 Paratici. Ripeto, queste cose io non le posso sentire, non le posso vedere, cioè non potete esporci a questo, non potete esporci soprattutto oltre al danno, anche alla beffa di essere presi in giro e di dover sentire cose come stanno dicendo e scrivendo gli anti-juventini, tirando in ballo Moggi. Questo è lo stile Moggi, vedete, non hanno perso lo stile Moggi, vanno nello spogliatoio, vanno ad infierire con l'arbitro, vanno ad insultare l'arbitro, eccetera. Rifacendosi alla vecchia storia, che in realtà è una leggenda, che è stata smentita dai diretti protagonisti, e in particolare dal diretto interessato Paparesta, di Moggi che chiuse lo stesso Paparesta nello spogliatoio. Ricordate quella vecchia storia di Calciopoli? Paparesta in più occasioni negli anni successivi ha detto: non è mai successo niente di tutto questo, non sono mai stato chiuso nello spogliatoio da nessuno. Purtroppo è rimasta una leggenda metropolitana, come tale viene reiterata, se ne continua a parlare senza sosta e si utilizza come metro di paragone in questi ambiti. Ma io non me la prendo tanto con gli anti-juventini, con gli analfabeti funzionali, con chi non vuole capire, con chi pensa che sia vero qualcosa che non è vero perché gli fa comodo. Me la prendo con Nedved e Paratici, perché a prescindere da Moggi, che non c'entra niente in questo caso, e vi cito un altro esempio tra poco che vi dimostra come certi anti-juventini dovrebbero tacere, non potete andare a cercare chiunque sia della Procura Federale, l'arbitro, qualsiasi cosa, alla fine della partita, per dire cosa? Per dire cosa? Ora, l'arbitraggio è stato pessimo, io l'ho detto ieri, ho fatto la moviola, l'arbitraggio è stato pessimo. Ci sono 3 o 4 episodi gravi, o comunque significativi, a svantaggio della Juventus, e uno a svantaggio della Lazio all'inizio, perché o Matuidi andava espulso, o quantomeno bisognava dare punizione dal limite alla Lazio, cosa che invece Calvarese non ha fatto. Ed è stato un grave errore, perché all'ottavo minuto dai una punizione dal limite alla Lazio, la partita può cambiare. Quindi un arbitraggio
in entrambe le direzioni, deludente, farraginoso, difettoso, ecco, con degli errori sicuramente, ma questo non può spingerti ad andare a dire niente alla Procura federale. Poi ripeto, non so quali erano le motivazioni che hanno spinto Dente Vedel Paratici ad andare a parlare con questi funzionari, per quale motivo, che cosa volevano dire, no, non lo sapremo mai, ma in ogni caso non lo devi fare, perché hai perso una partita, e quello che viene fuori poi, giustamente, ma giustamente, è che si dica: avete visto, nervi tesi alla Juventus, alla Juventus saltano i nervi, Bentancur si fa squalificare, Nedved e Paratici vanno a inveire contro la Procura federale, Pjanic bacchetta la Juve nel post partita con dichiarazioni in cui dice: dobbiamo migliorare, dobbiamo difendere meglio, Ronaldo piange. È questo quello che vogliamo sentire? Siccome lo sappiamo che la stampa è contro la Juventus, lo sappiamo che la gran parte dei giornalisti è contro la Juve, lo sappiamo che è pieno di anti-juventini, che sono forse anche più di noi juventini, perché sono tutti tifosi delle altre squadre messi insieme, perché dobbiamo esporci a questo? Allora, se non fosse per il fatto che è inopportuno e che tanto è inutile, perché lo sapete che se andate a dire cose esagerate poi non fanno altro che multarvi e non ottenete assolutamente nulla, se non fosse per una consapevolezza di questo tipo, fatelo almeno per la faccia, per l'apparenza, per evitare di essere trattati poi in questa maniera da chi non meriterebbe di parlare della Juve. Ripeto, perché quando mi dite metodo Moggi, io vi dico che il signor Bertini, ex arbitro, nel processo, nei risvolti del processo Calciopoli, del processo ordinario, di giustizia ordinaria, ha detto che il defunto Facchetti, quando era dirigente dell'Inter, entrò in un'occasione nello spogliatoio facendo una battuta inopportuna e infelice, e cioè dicendo: devi aggiornare il tuo score con l'Inter, perché adesso sono 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La cosa fu segnalata a Bergamo, quindi questi sono fatti, non paparesta chiuso nell'arbitro. Un dirigente dell'Inter che va a fare una battutaccia inopportuna dentro lo spogliatoio nei confronti dell'arbitro, provando a ledere la sua indipendenza e la sua terzietà e imparzialità. Queste sono cose da ricordare quando si fa retorica contro la Juventus e si tira in ballo Moggi. Ma ripeto, queste sono vigliaccate di chi non ha nulla da fare, di chi non ha nient'altro da dire. Però sono situazioni alle quali ci hanno ridotti i nostri dirigenti. Nedved e Paratici non dovevano fare quello che hanno fatto. Ed è giusto che abbiano preso la multa. Io non ho nulla da contestare. 3 giornate a Bentancur, sacrosanto, 10.000 euro, non me ne frega niente, tanto se ripaga lui non influiscono. Il discorso invece dei 10.000 euro, 5-5, Nedved e Paratici, pure se li pagano loro, non mi interessa. Il problema è che è la faccia che ne trai, è la reputazione, è il fatto di essere stati multati per aver fatto una cosa che non si può ascoltare, che non si può veramente ascoltare, che è veramente indifendibile. In questo discorso però, ripeto, come ho detto in premessa, e siamo noi juventini che possiamo parlare, che possiamo criticare Nedved, criticare Paratici, criticare Bentancur, sperare che queste cose non si verifichino più, perché tuteliamo il nostro bene, il bene della Juventus. A voi anche juventini, che interessa? Interessa soltanto di poter dire stile Moggi, questa è la cosa. Poi avete società che possono essere esemplari, dirsi esemplari da questo punto di vista. E insomma, ripeto, ognuno si lava i propri panni sporchi nella propria famiglia ed evitiamo di fare moralismi e di fare la morale agli altri, indignandosi a targhe alterne quando conviene, perché è veramente patetico. Detto questo, auguro buon Natale anche agli anti-juventini, vi ringrazio per l'attenzione, ditemi come la pensate nei commenti. Non sono dell'opinione che alla Juventus ci sia nervi tesi, attenzione, è quello che può sembrare, ma secondo me non è assolutamente così. Mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Buon Natale ancora a tutti, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!